Al Vangelo di Marco. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Sorelle e fratelli carissimi, oggi la buona novella vi raggiunge dall'ospedale di Ortona. Abbiamo scelto questo luogo perché continua il racconto delle guarigioni di Gesù. Dopo l'indemoniato, dopo la suocera di Pietro, dopo tutti gli ammalati della città di Cafarnao, oggi c'è la guarigione di un lebbroso. E ci è sembrato bello ambientare qui, davanti l'ospedale, la nostra buona novella per tener presenti tutti coloro che nella sofferenza e nella malattia qui sono ricoverati, ma anche tutti coloro che come medici, infermieri, paramedici, tutte le persone, insomma, che nell'ospedale offrono la loro competenza, la loro professionalità, il loro servizio per donare nuovamente la salute alle persone ammalate. Il lebbroso nell'antichità, più che una persona, era un morto vivente, un morto che cammina, uno zombie. Non poteva fare nulla, era tagliato fuori dalla società civile e religiosa, era un problema, anzi una somma di problemi. Nel migliore dei casi era un caso, non più una persona. Aveva perso tutto, aveva perso la sua dignità perché veniva considerato un peccatore. Aveva perso i contatti con la sua famiglia perché non poteva più stare con loro. Aveva perso la possibilità della vita sociale perché non poteva più lavorare né frequentare i luoghi pubblici. Aveva perso la sua vita religiosa perché non poteva frequentare né la sinagoga né il tempio. Doveva essere sempre isolato, doveva legarsi una campanella ai piedi e dire impuro, impuro, per avvisare le persone che così potevano allontanarsi da lui. Un po' ai nostri giorni possiamo paragonare la sua situazione, seppur lontanamente, alle persone che, specialmente quando questa malattia fu comunicata per la prima volta, erano malate di AIDS. Le famiglie non scrivevano più i bambini all'asilo dove c'era un bambino figlio di un malato di AIDS. Oppure anche a questa situazione del coronavirus, quando pensiamo sempre che qualcuno possa essere l'untore, una persona che ci contagia, che invece di portarci gioia, felicità, contatto umano, ci porta sofferenza, malattia. Ecco, questa era la sorte del lebbroso. E quindi queste persone davvero erano morte viventi, erano vivi ma come se fossero morti. Decadeva il loro corpo, ma era decaduta la loro mente e il loro cuore. Gesù non ha timore però della malattia. Gesù vede oltre, non vede un caso, vede un uomo. In questa persona che gli si avvicina, Gesù vede appunto il volto di una persona, l'immagine e la somiglianza di Dio. Questa persona si era allontanata rispettando la legge, però evidentemente aveva sentito parlare di Gesù e per questo ha corso il rischio di trasgredire la legge.
ma non l'ha trasgredita solo lui. Anche Gesù trasgredisce la legge. Invece di allontanarsi, si avvicina. Invece di prendere le distanze, le annulla. E pur potendo fare a meno di toccarlo per guarirlo, molte volte Gesù, lo sappiamo, guarisce senza toccare, questa volta non fa mancare al lebbroso il tocco della sua mano, la sua carezza. Lo prende per mano, lo tocca, gli fa sentire il calore di un abbraccio, gli fa sentire il calore di un cuore che si avvicina. A questo lebbroso Gesù fa comprendere che Dio non è un Dio che giudica, non è un Dio che allontana, un Dio che si dimentica, ma un Dio che si fa vicino, che si fa prossimo, che condivide. L'esperienza e la storia delle persone, specialmente le più deboli, le più fragili, le più sofferenti. Questo malato dice a Gesù: se vuoi. Questo malato appende la sua speranza, come diceva una vecchia canzone di Claudio Baglioni, ad un gancio in mezzo al cielo. Appende la sua speranza alla misericordia di Gesù, alla differenza di Gesù. E Gesù risponde: lo voglio. Se vuoi, lo voglio. A Gesù interessava questo lebbroso, così come a Gesù interessa ognuno di noi. A Dio interessava questo lebbroso, così come a Dio interessa ognuno di noi. Siamo suoi figli, sua immagine, sua somiglianza, e Dio si fa vicino a noi, annulla le distanze e ci dice: lo voglio, sii purificato, lo voglio, sii guarito. Quanto è bello, quanto sarebbe bello, se io e voi annullassimo le distanze con i nostri fratelli e le nostre sorelle, se in ogni persona noi fossimo capaci di vedere il volto di un uomo, di una donna, di un anziano, di un bambino, e non un problema, non un caso. Se non facessimo mai mancare, dentro la nostra famiglia e fuori della nostra famiglia, nei contesti laici e nei contesti religiosi, il calore di un abbraccio, il calore della vicinanza, il calore dell'affetto, rivolto a tutti sempre. Ecco l'insegnamento del Vangelo di oggi. In questo modo ridaremo alle persone la loro dignità. In questo modo permetteremo alle persone di essere se stesse come individui e come parte della società intera, della comunità civile e della comunità religiosa. E allora guardiamo allo stile di Gesù, al suo comportamento e, come dice San Paolo, fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo. Guardiamo a coloro che hanno offerto la loro vita per gli ammalati, per i bisognosi, per gli ultimi, per i poveri. E il Signore ci benedica, il Signore ci accompagni. E in questo giorno, che ci ricorda anche gli innamorati, oggi è San Valentino, riflettiamo sul grande amore che Dio ha per ciascuno di noi, sul grande amore che Gesù manifesta verso ognuno di noi. Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio per la salvezza del mondo. Grazie, Signore, per il tuo amore, grazie, Signore, per la tua salvezza.